noiosi, tutti a dire sempre c'è stata qualcosa tra voi due, siete fidanzati, domande più strane. Perché tenete la telecamera così vicina? Non lo so. Perché, ah, io non lo so, perché non ci vedo. Infatti, guardate. Io provo a mettere un po' più lontano, magari. Il problema è che se io tengo questi occhiali, c'ho tipo la luce che mi passa attraverso, che mi fa stranissimo. Allora. Ivan, saresti con Aurora fuori al set? Ma che domande sono queste? No. Allora, vorresti essere i vostri personaggi di Sara e Marti? Sì. Che, aspetta, no, in che senso? Nella vita reale? Non ho capito. Vorreste esserlo o alla fine ci sta a esserlo? Non ho capito. Perché io voglio essere Aurora Moroni e basta. Ivan, quando parli in spagnolo hai l'accento argentino-spagnolo. Entrambi posso metterlo, nel senso, posso parlare con l'accento spagnolo o con l'accento argentino. Qual è stata la cosa più strana successa sul set? Più strana? Ti ricordi quella volta che avevamo fatto, beh, avevo fatto io il promo questo che stavo con Aramis, che io ancora non parlavo bene l'italiano, dicevo delle cose strane, tipo proprio Vabbè, strane. strana adesso, questo è stato, però è stato divertente. Sì, è stato divertente. Praticamente c'è un promo che tipo si chiama Chi è il più bello, no? Chi è il più fico? Chi Come è si il più chiama? Chi figo? Sì. è il più fico, no? Tra Aramis e Ivan. E praticamente però parlavano in generale del personaggio di Manuel, così. E insomma, Ivan inizia a parlare e punta tutto il discorso nel dire che gli piaceva il fatto che Sara avesse 2 anni di meno, però non lo dice così, lo dice tipo, ah, Manuel piace questa cosa che Sara è più piccola, gli piace quella piccola, e pareva che ne so che era pedofilo. Però era perché non mi sapevo esprimere bene. Ogni Lingue tanto. sapete? Inizia tu. Inglese, giapponese, arabo e francese. Che ridi, è vero? Vero, è Se poi vero. ti conto in giapponese. Ma raccontami qualcosa in arabo. No, ti conto in giapponese se vuoi, non in No, in arabo. arabo. Oh, Dai. fa! L'unica che non sapevo! Ok, giapponese, dai. Allora, ti conto. Ich, ni, san, shi, go, rok, sic, ech, u, giu. Ma raccontami un'altra cosa, no? Non soltanto i numeri. No? Ciao. Aurora, di dove sei? Recanati, la città leopardiana. Sono una poeta dentro, in realtà, io. Siete amici di Virginia fuori dal set? Sì, tutti siamo amici qui. Ma ragazzi, ora non è così nella vita, cioè, non è No, non è così. perfida. E quindi certo che siamo amici. Salutiamo Federica. Ciao. Domanda per Ivan. In vita reale avresti fatto lo stesso per conquistare Aurora come nel set? Uguale, sicuramente no, un po' diverso, un po' più. Anche perché Aurora è molto più inconquistabile di Sara. Cheat. Magari troppo. Mi avrebbe detto, mi accompagno a prendere un caffè? Dai. No. Dai. Qual è il No. vostro piatto Per preferito? favore. Piatto preferito? Allora, la pizza, le patatine fritte. La pasta alla bolognese, la lasagna, tutti questi. Ok, un attimo quando hai detto pizza, patatine fritte, ho detto ma che cucciolo, c'ha 10 anni. Io invece, a carbonara. Carbonara. Pensavo avresti reagito al mio carbonara, tipo, oh, è vero, l'ho scordata. Invece no, non ti No, piace. mi ricordo, sì. No, la carbonara, Ti la ricordi il primo giorno matriciana, che al ci cacio siamo visti? O e pepe. no? Eh?
Il primo giorno di questa stagione che ci siamo visti a Roma. Abbiamo mangiato la carbonara, è vero? Sì. Sì. Ciao Sofia. Ciao Sofia. Oddio, no, queste domande no, saltiamo. Marti ci sono di no. Ciao Alice. Ciao Daniel. Che squadra tifate? Ivan non capisce niente di calcio. Niente, non so niente, non mi va. Dai, ma se dovessi tifare una squadra? Vabbè, Barça. Abito qui nel mio grazie al cacchio, sì. paese. Io faccio Tu così, me... no, zitto, No. non dico, a parte che mi sa che non lo sai, perché Lo io so. partiti politici e squadre non le nomino. Sono squadre arabe. Quindi questo, io non dico cosa tipo, se no dopo si creano discriminazioni, raga. Ciao Irene, ciao Miriana. Ciao, ciao Irene, ciao Miriana. Vai Brone, Vai anch'io bro, Brone. neanche io tifo il calcio. It's oggi. No, Ivan, puoi no. parlare in spagnolo? Va. Dai. A ver, Aurorita. Oh, ciao. Oh, ciao. Hola, Hola. hola, dai. Dai, ti prego, cioè, parlami un po' in spagnolo così, Va, proprio. tu traduces lo che ti dico. Ok. Ah no, no, voglio parlare spagnolo, che Ah, bueno, traduzione. vale, pues. Ok. Entonces, ¿qué has cenado? Veramente. No, ¿qué hace? ¿Qué has cenado? Ah, ¿qué has cenado? He cenado. ¿He cenado? He cenado un'insalata, oddio santo, non so niente. Una ensalada, se parece mucho. Un'insalata con il tuna. Con atún. Con la tuna. Te gusta mucho el atún, a ti? Sempre con questo tonno, te. vabbè, mi piace. Me gusta Te mucho. gusta mucho. ¿Cómo va la universidad, Aurora? Male. Sì? No, no. Ah. Vabbè, però insomma, devo carburare ancora con questo spagnolo. Secondo me devo vedere più film in spagnolo, è questa la Sí, tattica. tipo La Casa de Papel y estas cosas, ¿no? Bueno, Esatto. podrías ver algo un poco más Un poco más. intenso. Porque yo, se todas las. No, todos los tiempos verbales. Todos los tiempos verbales, sí. Tiempos verbales. Pero no sé hablar. A ver, un poquito alla Un miseria. poquito. Un poquito alla. No, un po' alla volta, volevo dire. Un poco alla vez, Un po' alla poco miseria. a poco, poco a poco. Poco. Io ti boccerei, Camillo, Ma parli. ti devo dire una cosa allora, mo parlo italiano perché è più facile per te. Allora, Camillo ha iniziato a imparare spagnolo e lo parla veramente molto bene, devo dire. È da un mese e mezzo più o meno che lo fa veramente sul serio. Lo parla benissimo. Bravo Camillo, però devo dire che Camillo c'ha il cellulare in spagnolo, si guarda tutto in spagnolo, Che significa questo? Non lo sta che ti facendo? aiuta, Sì. no? Io pure dovrei fare così, però siccome c'ho pure da imparare l'inglese, c'ho un po'. Allora, continuiamo con le domande. Salutiamo Aurora, che si chiama Hola, così. Aurora. Ciao. Oddio, mi avvicino troppo. Cento, devo trovare un power bank. 23 años, 23. Ti abbandono un secondo che vado a prendere power, il power bank.